queste storie sono nate in un'osteria, in una taverna, in un bar. Lo scrittore entrava in questi luoghi fumosi e con la luce giusta ordinava un bicchiere, lasciandosi sedurre in silenzio dalle vite degli altri. Ed ecco nasceva la storia che lui voleva raccontare, figlia di racconti degli altri, chiunque fossero, marinai come Sinbad, nobili come Munchausen, ricchi, poveri, ubriaconi, felici, tristi, solo per nascita, per destino. Anche questa storia è nata in un bar. In verità, prima di trasformarsi, prima che il capitalismo vincesse, questo bar era una piccola libreria indipendente, di quelle dove il libraio ha sempre gli occhiali, perché si è consumato gli occhi sulle storie degli altri. In effetti, in questa storia, lo scrittore è il barista, quello che prima faceva il libraio. Come ogni buon lettore si era accorto da tempo che ogni uomo è un romanzo che aspetta di essere scritto. Un giorno si decise a farlo e per rispettare le proprie muse, i protagonisti sono citati solo con le loro iniziali, perché i loro racconti non permettono ad alcuno di riconoscerli.